Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi, anche se distante, Massimiliano Garzoni. Massimiliano Garzoni è di Swapfits, precisamente responsabile del punto accoglienza e operazioni sul campo dell'area di Milano. Buonasera, Massimiliano. Buonasera a voi, grazie mille dell'invito. Allora, Massimiliano può spiegarci di cosa si tratta, che cos'è Swapfits, che sicuramente avrete sentito oppure avuto modo di leggere per la città di Milano, così andiamo un po' a scandagliare quelle che sono le opzioni di questo servizio. Certo, allora cominciamo con magari un panorama più generale. Allora, la società è una società olandese, è nata nel 2014 da tre studenti di ingegneria che si sono resi conto che le biciclette erano effettivamente il metodo più efficiente per spostarsi nella città. Allo stesso momento, però, tanti clienti non avevano voglia di prendersi cura della manutenzione. Si sono quindi espansi in tutta Europa e abbiamo aperto a Milano appunto da inizio settembre. Offriamo un servizio di noleggio bici a lungo termine, dove il cliente per un abbonamento mensile fisso, come potrebbe essere quello di Netflix, ha diritto ad una bicicletta che può utilizzare come, dove e quando vuole, e incluso nell'abbonamento mensile noi offriamo manutenzione e assistenza. Ciò significa che il cliente, se andando a lavoro, ha bisogno di fare una riparazione, ne facciamo assistenza sia sul campo che quei dopo, quindi sia sul campo che nel nostro negozio. E questo fa sì che venga appunto definito un abbonamento smart proprio per le ragioni di cui abbiamo parlato, che comunque l'utente ha non solo la bicicletta ma anche la possibilità di avere tutte quelle che sono le funzioni a cui uno dovrebbe ricorrere se avesse una bicicletta di proprietà. Assolutamente, assolutamente, esatto. La bici rimane di proprietà nostra, però a tutti gli effetti il cliente la può utilizzare come, dove, quanto vuole, agli orari che preferisce e può andare negli spazi dove preferisce. E precisamente come funziona il servizio? Bisogna registrarsi su un'app? Come funziona se io decido proprio di rivolgermi a Swapfits? Certo, allora, il procedimento è abbastanza semplice, il cliente può andare sul nostro sito, swapfits.it, può leggere tutte le informazioni sulle bici. Una volta che ha preso la decisione di quale modello, che ora vi andrò a elencare, abbiamo tre modelli principalmente, quale modello sceglie, poi può inserire i propri dati anagrafici e una volta registrato lo contattiamo per fare in modo di pianificare la consegna della bici o a domicilio, quindi a casa, oppure può passarla a prendere il negozio, prende un caffè, facciamo due chiacchiere e può portare via la bici direttamente. Al momento abbiamo tre modelli. Il modello original, che è classicamente olandese, molto comodo e robusta, e siamo sui 16,90 € al mese, incluso assistenza e manutenzione. Il secondo modello invece è il modello deluxe, abbiamo simile al modello original, ma include un 7 marce, il modello Nexus di 7 marce, quindi molto comodo anche nella città di Milano, che comunque è abbastanza piatta, però ritornano molto comode le marce. E l'ultimo modello invece è la Power 7, che è una bicicletta elettrica che dà la possibilità con 145 km di autonomia, quindi veramente un bel pezzo. Anche perché l'idea nasce appunto dall'Olanda e quindi le biciclette anche come forma e frenata la ricordano. Però Milano è una delle città italiane in cui le biciclette si usano comunque molto, stanno iniziando ad essere particolarmente utilizzate. Quindi Assolutamente, anche il servizio che mette a assolutamente. Sì, disposizione le marce. infatti questi sono, è uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di espanderci qua a Milano, sicuramente il fatto che la città e le infrastrutture lo permettano fino a un certo punto e c'è ancora molto da migliorare, però è una città che si presta piuttosto bene all'utilizzo delle biciclette. Certo, assolutamente. E poi di fatto appunto proprio il termine cioè, ci permette di capire quello che poi è l'utilizzo che se ne può fare. Swapfits indica proprio il cambio della bicicletta perché voi permettete anche di cambiare una bicicletta nel caso in cui questa venisse rubata. E Assolutamente. nel caso accadesse cosa bisogna fare?
Allora, nel caso, il caso di furto, che comunque noi cerchiamo di limitare il più possibile offrendo metodi di sicurezza che sono inclusi nel modello della bici, in caso di furto cosa succede? Noi diamo subito una nuova bici perché chiaramente il cliente sta pagando l'abbonamento mensile, quindi noi facciamo in modo che non si trovi mai senza la bici, ma dobbiamo addebitare una piccola franchigia che varia in base al modello, 40 euro, 60 euro, in base ai due modelli. E questo perché in passato era capitato che noi quando davamo nuove bici dei clienti furbetti, ecco, se le mettevamo da parte e ne richiedevano una nuova. Quindi noi sostanzialmente diamo subito una nuova bici, ma il cliente deve pagare questa piccola franchigia. Sì, comunque è molto comodo e molto efficiente, anche perché ne Certo. parlavamo sul sito, si possono trovare gli orari a cui appunto ci si può riferire nel caso in cui si avesse bisogno di assistenza, però mi ricordavi che comunque è meglio rifarsi sempre al sito perché è un servizio che si sta espandendo sempre di più. Esatto. Questo principalmente per quanto riguarda gli orari di servizio e le aree di servizio, perché una volta che noi ci renderemo conto che, non so, dico a grandi linee, l'area nord-est di Milano, abbiamo più richieste che provengono da quell'area, sicuramente andremo a rafforzare i tempi di assistenza in quell'area. Quindi è importante tenere sotto controllo il sito perché quella è la fonte più disponibile. Ma tra l'altro una domanda che mi viene da chiedermi in Certo. quanto utente, appunto, perché devo riferirmi a Swapfix? Perché abbiamo visto ci sono diversi servizi comunque che ci permettono di noleggiare la bicicletta, che però non hanno una serie di coperture che Swapfix garantisce in realtà. Qual è secondo te, una domanda un po' personale, la differenza che Swapfix può fare nel mondo del noleggio delle biciclette, comunque dell'uso della bicicletta pubblico? Certo, allora, io uno dei punti di forza che di solito metto sempre metto in evidenza è il fatto che la bici diventa a tutti gli effetti del cliente, quindi la può utilizzare come, dove e quando vuole, rispetto magari ad altri servizi di condivisione che possono tornare molto comodi se una persona ha bisogno di una bici per un'ora, ecco, 2 ore. Ma se qualcuno utilizza una bici ogni giorno, è veramente comodo avere la propria bici, specialmente in questi tempi, diciamo che è anche un po' meglio non andare troppo a condividere questi oggetti con altre persone per questioni di sicurezza. Quindi torna molto comodo da quel punto di vista, ma anche da un punto di vista economico, diciamo. Se noi prendiamo per esempio un target di persona, che può essere uno studente o un giovane lavoratore che magari sta a Milano per 6 mesi, un anno, ha necessità di una bicicletta, però banalmente non ha nessun interesse di comprarne una di proprietà, allora in quel caso il nostro servizio torna veramente comodo perché per un prezzo mensile fisso che non sale e che non attende, e il cliente ha appunto diritto ad una bicicletta che può utilizzare quando vuole, e in più non si deve fare carico di tutto ciò che concerne la manutenzione. Sì, assolutamente, direi che sono abbastanza visibili i benefici di una bicicletta che è praticamente personale, però comunque rimane di proprietà di Swapfix. Speriamo che possa Esatto, essere anche un modo per invogliare anche gli studenti, come dicevi tu, che magari rimangono in città per meno tempo e non possono comprare una bicicletta, a utilizzare questo mezzo che oggi più che mai può avere dei risvolti utili anche in termini appunto di miglior contatto e velocità, anche perché ci si sposta con molta più velocità appunto nella città. assolutamente. Ripeto, io sono nato e cresciuto a Milano e a parte che ho sempre utilizzato la bici, però mi rendo conto che è effettivamente il metodo più comodo per spostarsi, specialmente se qualcuno ha un po' deve fare le stesse tratte quasi ogni giorno, se si deve andare casa lavoro, lavoro casa, oppure lavoro uscire a prendere un aperitivo con gli amici. Stessa cosa per uno studente, casa università, torna veramente comodo. Ora, se uno deve andare a lavorare fuori Milano ogni giorno, lì torna magari un po' più scomodo, però per una persona che si sposta nella cerchia, nelle cerchie più interne di Milano, torna veramente comoda.
Allora, Massimiliano, noi ti ringraziamo per le informazioni utili che ci hai dato. Intanto colgo l'occasione di nuovo per menzionare il sito www.swapfits.it, lo ritrovate appunto facilmente digitando il nome, e così da poter guardare quelli che sono gli orari e le diverse opzioni. Troverete di nuovo tutto Certo. quanto Massimiliano ha detto per quello che sono le biciclette a disposizione e poi basta passare da te un caffè, due chiacchiere e prendere la Esatto, bicicletta. assolutamente. E se non potete passare, comunicatecelo che noi faremo in modo di portarvela a casa. Grazie Grazie mille Massimiliano, sei a voi, stato molto ancora. efficace. Buona giornata e noi Buona giornata a voi. alla prossima puntata.